Gamescom 2023, siamo all'interno della fiera, ma in realtà siamo in un booth un po' particolare, uno stanzino segreto, potremmo definirlo così, all'interno del quale Corsair ci sta mostrando una delle sue novità più interessanti di quest'anno, ovvero la scrivania Platform 6. Una scrivania particolare soprattutto per il suo concetto di modularità ed espandibilità. Ora ve la mostro subito, se Umberto si avvicina vi faccio vedere un po' di chicche di questa scrivania. La prima ovviamente è il fatto che può essere regolata elettronicamente, è una tastiera motorizzata, qui vedete abbiamo il sistema di controllo, con le due freccette si sale tac, e si scende, con l'indicazione anche dell'altezza in centimetri che stiamo raggiungendo, ed è poi possibile anche settare due profili preimpostati in modo che magari avete il vostro profilo da seduto e il profilo da in piedi, vi basta schiacciare l'uno o il due e in automatico la scrivania si alza e si abbassa all'altezza desiderata. Dicevo, modularità perché questa è una scrivania componibile, ci sarà una versione base che non è motorizzata e poi una versione invece Creator che offre il setup completo compreso del pannello posteriore e che ovviamente è anche quella più costosa ed è ovviamente anche regolabile elettronicamente. Tolto il pannello posteriore, però tutto quello che vedete attaccato a questa scrivania giunge anche con il setup di base, quindi comprando anche la versione basic avremo, ok, non il modulo per alzare e abbassare, però avremo ad esempio la ciabatta qui dietro con le prese integrata direttamente nel setup della scrivania, questo pozzetto che include ben 6 cavi di alimentazione, perfetto ad esempio per alimentare la vostra tastiera o il vostro mouse, tutti ovviamente vanno a ricerca di meno cavi possibili sulla scrivania, quindi mouse e tastiera wireless, ma poi quando questi si scaricano sono comunque costretti a riempire la scrivania di cavi per caricarli. Ecco, qui abbiamo direttamente il nostro cavo inserito qui dentro, vi basta prenderlo, tirarlo, attaccare il mouse e caricarlo e poi staccarlo e riporlo quando, una volta che il mouse è carico. Molto utile soprattutto perché possiamo lasciare il mouse in carica anche quando il nostro PC è spento. Normalmente per caricare il mouse lo attacchiamo al PC, ma nel momento in cui questo è spento ovviamente il mouse non si carica. Lateralmente, se la grandezza diciamo della scrivania non dovesse bastare, si possono aggiungere due di questi ripiani 30x70 molto molto solidi, in grado di sopportare un peso fino a 50 kg, infatti come vedete qui sopra è stato posizionato proprio un desktop completo. L'altra particolarità di questa scrivania è la struttura che trovate qui dietro. Come vi ho già detto, l'edizione Creators comprende anche questo pannello, il cui setup è un setup standard, quindi tutti questi accessori in realtà voi alcuni li trovate in confezione, ma volendo potete andare ad acquistarli in un qualsiasi negozio di ferramenta o accessori, insomma dove si trovano questa tipologia di accessori, e poi saranno assolutamente compatibili perché questa configurazione di buchi e fessure è una configurazione standard industriale e quindi è possibile aggiungere tutti gli accessori che volete anche in seguito. I frame che vedete qui con sezione a T sono anch'essi realizzati su misure standard e quindi è possibile anche inserire slit, accessori, tutto quello che volete senza alcun problema, anche non Corsair, quindi anche non prodotti realizzati esclusivamente dall'azienda, e questo è sicuramente un plus perché nel tempo potete andare a inserire tutta una serie di accessori che magari non avete nel setup iniziale. Un setup iniziale, come già detto, è comunque molto molto ricco, ci sono anche queste paratie laterali sempre con la stessa configurazione del pannello posteriore, dove potete ad esempio inserire il vostro portacuffie o quant'altro, portacavi eccetera eccetera. Anche queste mensoline che vedete qui, dove sono state posizionate gli speaker, arrivano integrati all'interno della configurazione, quindi potete averli sin da subito e potete posizionarli sia così lateralmente che sulla barra qui dietro, insomma in tutte le posizioni che volete, è compresa anche la mensolina sopra, e sono compresi anche e soprattutto i bracci dei monitor che sappiamo bene hanno un prezzo non indifferente e in questo caso sono inclusi nel setup base della scrivania. Un braccio doppio, come vedete, così potete posizionare due monitor, non esistono configurazioni a braccio singolo perché Corsair comunque ha pensato che chi compra una scrivania di queste dimensioni è perché ha bisogno di inserire un setup ad almeno due monitor. Un prodotto che arriverà anche in Italia, anche in Europa,
Si parla di Q4 2023, quindi ultimo trimestre dell'anno. Per quello che riguarda i prezzi non sono ancora ufficiali, non possiamo ancora parlarvi di prezzi decisi e finiti, ma il prezzo indicato, diciamo, è di $999 before taxes, quindi tasse escluse per la versione base. Poi bisognerà vedere quale sarà effettivamente il prezzo europeo e italiano, e €1.699 invece per la versione, scusate, $1.699 per la versione completa, la versione Creator, con anche il pannello dietro e il profilo regolabile. Ci sarà anche una versione intermedia regolabile ma senza pannello, che probabilmente arriverà intorno ai $1.400, sempre tasse escluse. Per il momento è tutto qui da questo piccolo stand Corsair all'interno di Gamescom 2023. Mi raccomando, continuate a seguirci, lasciate un like e iscrivetevi al canale.